Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati come ogni domenica pomeriggio con una nuovissima puntata di Spillinity with me, X91, in cui parliamo tutti insieme e spettegoliamo di gossip successi in questi ultimi 7 giorni. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un like a questo video, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per avere ogni qualvolta che io pubblico un nuovo video la campanella sul vostro telefonino e andarmi a seguire su Instagram. Ma se nel frattempo vi siete andati a prendere la vostra bevanda preferita, sapete che è arrivato il momento ASMR, perché io sono sempre qui in compagnia con la tazza più famosa di YouTube Italia, quella di Frozen. Anche oggi mi sento Anna, perché Anna è la mia personaggia preferita, e sono in compagnia con la mia anche Red Bull Sugar Free, che tra le altre cose oggi sono in pandan, felpa, occhi e lattina. Ma apriamo subito la lattina, 3, 2, 1... Ah, carina, carina, io adoro questo momento, vivo per questo. Beh, è passata la metro ora in questo momento. Ok. Adesso deve andare via tipo la schiumina. Sorso inaugurale. Ah, e direi che possiamo finalmente iniziare. Perché oggi, inutile dirvi che sono tipo 7 giorni minimo che mi state uccidendo. In direct su Instagram, non passa ora che qualcuno di voi non mi scriva: Ezio, please, domenica con Spillinity ci devi parlare di questo casino che sta succedendo, di questa cosa super 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 intramata, super 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 paurosa anche a tratti. E quindi io direi di dedicare quasi esclusivamente la puntata di oggi parlando dell'Ares Gate. Così vi racconto brevemente quello che ho capito io, cosa è l'Ares Gate, cosa è successo, come è iniziato e com'è già finito, ok? Quindi dobbiamo andare... E che era questo? Oh io, ma vai piano, vabbè, lasciamo perdere. Il traffico di Milano, raghi, è tornato. Direi, dicevo, di tornare indietro a tipo una settimana fa, su per giù 8-9 giorni fa, in cui dentro la casa del Grande Fratello, Adua Del Vesco e Massimiliano Monti stavano, diciamo, bisticciando tra di loro, perché, se voi non lo sapete, loro due hanno avuto una storia d'amore finita male e si sono ritrovati dentro la casa più spiata d'Italia. Ok, quindi per qualche puntata, direi subito dall'inizio, Alfonso Signorini ha subito un po' messo i due alle strette e li ha fatti parlare. Durante una di queste tantissime liti, però, è uscito qualcosa che probabilmente non doveva uscire, o probabilmente era arrivato il momento di farlo uscire, quindi l'hanno fatto tutti, vai, ditelo, perché è venuta fuori, durante il loro discorso, una vicenda alquanto inquietante. Queste sono le parole di Adua, ve le vado a leggere. Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo, vero? Era una scema. Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. Ma poi hai visto com'è finita la cosa? C'è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti. A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te. Solo noi possiamo capire. Io non volevo vivere più. Poi sono scappata di notte, ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio. Vorrei giustizia, ma non posso prendermi il peso di tutti. Non potevamo dire l'età, non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza. E poi continua. Quando sono andata a Milano è cambiato tutto. Io se rimanevo, facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato, ero veramente sola, avrei fatto quella fine lì.
Lui non c'è più dal 9 gennaio. Il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano. Non me lo dimenticherò mai. Con quella sua cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qua. Adesso, ovviamente, dopo questo discorso, noi da casa e non sapevamo di cosa stessero parlando, ma è che di chi soprattutto stesse parlando Adua e come mai si sentiva in trappola, non poteva fare niente e è andata in depressione? Come mai ha detto che anche Massimiliano c'era dentro a questa cosa? E come mai ha finito il discorso dicendo che grazie al gesto estremo che ha fatto una terza persona, lei adesso si è liberata? Ovviamente tutti hanno iniziato ad indagare, ok? È successo il finimondo e abbiamo scoperto che c'era un qualcosa più grande di loro, di noi, di tutti. E infatti, non so se questo video lo vedrete o verrà cancellato, vi dico così perché dovete capire, insomma. Però nel caso sappiate, vi ho voluto bene. Allora, dopo queste prime parole, tutti i giornali, tutti i siti, tutte anche le varie trasmissioni Mediaset hanno iniziato ad indagare e sono venute fuori delle cose alquanto assurde e alquanto inquietanti. Questo caso è diventato un caso. Molti lo paragonano al Pratigate dell'anno scorso, ma secondo me non c'è niente di paragonabile perché il Pratigate era tutta un'invenzione, questa cosa, invece questo Ares Gate è una cosa un po' più seria, diciamo. E ragazzi e ragazzi, come mai viene chiamato Ares Gate? Allora, la Ares Film era una società di produzione che faceva moltissime serie televisive che andavano su Canale 5, su Mediaset, tipo L'Onore e il Rispetto, insomma, tutte queste qua, ok? E tra le altre cose, sia Adua che Massimiliano hanno fatto parte delle serie TV di Canale 5, che io vi ricordo, io le ho viste tutte, raghi, perché a me calmavano tantissimo, erano super belle e facevano un mega successo. Tra questi attori c'era anche Gabriel Garco, Manuela Arcuri, e Giuliana Desio, insomma, ce n'erano tantissime. Quindi la Ares Film era di proprietà di un certo Alberto Tarallo, che si dice era accompagnato da Teo Losito. Allora, Teo Losito in molti lo hanno collegato al racconto che vi ho appena letto di Adua, che sarebbe la persona che purtroppo non c'è più, ok? Mentre Alberto Tarallo sarebbe, secondo le fonti a cui attingo e secondo vari utenti di Twitter, come posso dire, il capo di tutta questa, chiamiamola setta, ok? Quindi da questo prende il nome l'Ares Gate dalla società di produzione che adesso è fallita. Quasi tutti gli attori che appartenevano a questo Ares Film e che comunque facevano parte di queste serie TV sono accomunati da depressione, flirt studiati a tavolino, che dovevano nascere appunto in concomitanza dell'uscita della nuova serie TV. E poi si passa anche a situazioni un po' più gravi, un po' più strane, come casi di stalking o incidenti casuali. Che succede? Adesso io vi ho raccontato l'inizio, come è stato scoperchiato questo vaso di Pandora. Dopo le parole di Adua e di Massimiliano, dentro la casa più spiata d'Italia, in moltissimi hanno iniziato a dire qualcosa. Per prima non poteva mancare, secondo voi, Donna Pamela, protagonista anche del Pratigate, che subito dopo le parole di Adua ha messo delle Instagram stories scrivendo questo: la cosa grave che sta uscendo al Grande Fratello, nell'ambiente si sapeva e come. Ma come sempre ci sono gli intoccabili e gli innominabili. Adesso però voglio vedere se i signori giornalisti andranno avanti su determinati argomenti e persone. Toh, alcune facevano anche le sante contro noi, poverette. Ma lei è solo la prima. Su Instagram, Eva Grimaldi e Gabriel Garco, grandi amici
di Adua e Gabriel, ex fidanzato di Adua, ma ne parleremo poi alla fine di questa loro storia, hanno espresso, diciamo, solidarietà ad Adua mettendo like nel suo ultimo post, che è stato pubblicato appunto dalle persone che al momento hanno in mano il suo profilo Instagram. Gabriel mettendo like alla foto, Eva Grimaldi scrivendo un commento con "ti voglio bene". Ma raghi, questo è solo l'inizio, perché ovviamente il giorno dopo Barbara D'Urso, durante il suo programma Pomeriggio 5, ha ovviamente parlato di questa cosa, dicendo anche dei particolari shock. E cioè, intendo dire che durante appunto la parte di Pomeriggio 5 in cui parlava il Grande Fratello e ovviamente hanno parlato dell'Ares Gate, di quello che stava succedendo, lei dopo la pubblicità ci dice che moltissimi VIP e anche una persona super 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 famosa le aveva raccontato questa identica stessa storia che aveva raccontato Adua dentro la casa. Quindi, ovviamente, detto questo, il mistero si infittisce, o ovviamente anche la curiosità di tutti si infittisce, e a mattino 5 Lori del Santo, ospite della Panicucci, si lascia andare a questo racconto dicendo che anche lei aveva un'amica che, quando si è avvicinata a questa casa di produzione, è sparita e non l'ha più vista né sentita, dicendo questo: "Quando io stavo preparando The Lady, la mia migliore attrice, che poi non ha più fatto The Lady, l'ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto Massimiliano ed Adua. A questa ragazza hanno poi cambiato il nome. Lei è andata a Roma 4 volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero. Da lì l'hanno incorporata in questa situazione, non l'ho mai più rivista. Questa ragazza è scomparsa". Ora, capite che ne parla uno, ne parla due, ne parlano tre, ne parlano quattro, tutti iniziano a dire sì è vero, mi è successa una cosa analoga, sì è vero, a me è successo questo e questo e quest'altro. Le persone da casa non solo si preoccupano, ma soprattutto si incuriosiscono, perché vogliono sapere sempre di più, perché comunque è una cosa super 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 seria, ok? Detto questo, Dago Spia contatta anche alcune delle attrici più famose che hanno fatto parte appunto delle serie TV dell'Ares Film, per esempio Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio. Eva Grimaldi ha risposto con un semplice no comment: "non ne voglio parlare ora, sto molto male". Mentre Nancy Brilli dichiara questo: "non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all'altro dalle produzioni. Con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente con cui avessi particolarmente passione a lavorare. C'erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. Mi è stato consigliato di fidanzarmi con un attore, non mi è parso il caso". E invece Giuliana Del Sio dice questo: "una volta sul lancio di una fiction mi hanno chiesto di fingere un flirt, ho rifiutato e mi sono messa a ridere. Si sono anche offesi, ma ho detto: questo no, non ce la posso fare". Quindi sia Giuliana De Sio che Nancy Brilli hanno confermato il fatto che, secondo le parole di Adua e tutti gli altri, quando loro dovevano fare una serie TV, gli veniva chiesto di creare un finto flirt per popolarità, per far parlare di sé, per lanciare soprattutto la nuova serie. Se tutti noi da casa stavamo fremendo perché non vedevamo l'ora magari di poterne sapere di più, soprattutto nei programmi di Barbara, soprattutto con le nuove puntate del GF e tutto quanto, dovevamo sapere, perché ormai il vaso di Pandora era stato scoperchiato, i nomi erano stati fatti, le affermazioni erano state fatte, tutti adesso sappiamo che è vero, qualcosa di losco c'è dietro. Cos'è successo secondo voi? Nessuno ne parla più. Da un giorno all'altro, cioè il giorno prima tutti a parlare di questa cosa, il giorno dopo tutti a far finta di niente. E adesso vi dico il perché. Perché sembrerebbe che Alberto Tarallo, ex proprietario dell'Ares Film, nome uscito fuori da più e più persone come capo di questa organizzazione, avrebbe diffidato Mediaset nel parlare, nel continuare a parlare di questa cosa.
E a dare la notizia è stato Dago Spia, scrivendo questo: fermi tutti, Dago Spia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Primo effetto, la D'Urso imbavagliata. Ieri Barbara, pomeriggio 5, non ha più nominato la Resgate dopo che aveva annunciato sviluppi ed indagini dei giornalisti di Video News. Che succede ora? Endemol avrà già informato Adua del Vesco e Massimiliano Morra della diffida? A Mediaset calerà il silenzio sulla... Non lo posso dire perché sennò mi buttano giù il video più di quello che già staranno facendo. Stasera il GF VIP Alfonso sfiderà gli avvocati di Tarallo o si farà un nodo alla lingua dopo aver annunciato sviluppi clamorosi? Ormai fiction e realtà si fondono. Benvenuti a Il Disonore e il Dispetto. Effettivamente poi nella puntata di venerdì Alfonso Signorini non ha detto una parola per quanto riguarda l'Ares Gate, Barbara non ne ha più parlato e quindi questa diffida evidentemente è reale e nessuno può più parlarne, ok? Tant'è che sul sito di Mediaset, dove puoi andare a rivedere le varie clip, i vari programmi che vi siete persi, sono spariti tutti i minuti, tutte le clip perché riguardano appunto questo argomento. Quindi, ragazze e ragazzi, se vi stavate aspettando nuovi mesi all'insegna dello shock, dello scoop, delle rivelazioni super, vi devo dare questa notizia. Ve lo pigliate in de... come dice Karima, de tutto e de più, perché ci hanno imbavagliato. Per ora l'hanno imbavagliati, poi sicuramente mi verrà qualcosa, cioè se qualcuno mi minaccerà o mi verranno delle email un po' strane, io ovviamente ve lo farò sapere, però mi sembra di non aver detto nulla di che, ho solo fatto il riassunto di quello che è successo questa settimana e vi ho spiegato anche come mai adesso da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, nessuno più ne parla, perché ci sono state delle diffide, delle querele e tutto questo. Secondo me, devo stare attento a quello che dico, ovviamente. Mi sono già bruciato tutta la mia carriera. Non so. Però lo devo fare. Insomma, secondo me con questa querela, cioè con queste diffide, hanno fatto peggio che meglio, nel senso che adesso tutti noi da casa sappiamo che qualcosa di losco c'è dietro, che è tutto vero, perché se no, se fosse finto, cioè non facevi una diffida per non parlarne più, lasciavi indagare, poi quando si capiva che era tutta fuffa, ciaone. Invece facendo così, ci metti ancora più curiosità, nel senso, ci servirebbe qualcuno che se ne fregasse di queste querelle, di queste denunce, e che ci dicesse veramente la verità. Ma, ragazzi, se questa storia è al momento accantonata, venerdì Gabriel Garco è entrato dentro la casa per fare una sorpresa ad Adua, ma in realtà la sorpresa l'ha fatta a noi da casa, perché se tutti noi ci aspettavamo un confronto per quanto riguarda queste ultime parole, no? Questi ultimi giorni, tutto il video vi ho parlato di questa cosa, in realtà no. Super, super shock, perché Gabriel Garco, ex fidanzato di Adua, in una lunga lettera super emozionante, tra le altre cose, perché è stata bellissima, io ci ho capito un po' poco all'inizio, perché comunque piangeva, era emozionato, insomma, è una cosa difficile da fare, soprattutto in diretta televisiva, però poi comunque mi sono andato a rivedere le clip e sì, è stato molto carino, questo discorso è stato bellino. E bravo, bravo Gabriel. Però la cosa che ci interessa a noi è il fatto che Gabriel, con la sua lettera, venerdì sera ha praticamente smentito la storia d'amore con Adua, cioè dicendo che era una storia fatta a tavolino perché appunto non doveva uscire fuori il segreto di Pulcinella, come l'ha chiamato lui, e cioè il coming out di Gabriel, che ha fatto venerdì sera al Grande Fratello senza dirlo praticamente, perché ovviamente ci sarà un'intervista cuore a cuore con Silvia Toffanin da parte di Gabriel a Verissimo il 3 ottobre, mi sembra, sabato, o il 3 ottobre o 4, ora non con le date io non ci sto molto con la testa. Fatto sta che appunto io, come vi ho detto all'inizio di questo video, con l'ospitata di venerdì di Gabriel Garco, che ha detto: guarda,
Mi dispiace, no? Se abbiamo finto tutte queste robe, ma il nostro flirt non c'è mai stato, siamo solo amici. Ha praticamente confermato quello che vi ho detto finora, ok? Che chi doveva fare le serie TV sotto l'Ares e quelle lì, insomma, gli veniva chiesto di fingere del flirt. Oh, e l'ha detto lui, quindi non è che. Fatto sta che io sono molto contento perché. Vabbè, anche se come ha detto Gabriel, il segreto di Pulcinella, nel senso che il segreto di Pulcinella significa che è un segreto che praticamente tutti sanno, ma nessuno ne parla, ok? Ed è vero che del coming out di Gabriel moltissimi di noi lo sapevano. Io, per esempio, vi avevo anche parlato negli altri Spilling the Tea, quando uscivano le notizie sui giornali di lui con Gabriele Rossi, insomma, così, quindi. Beva, no? Però comunque secondo me è stata una cosa molto carina e che è servita anche perché una persona popolarissima come Gabriel, boh, secondo me serve in TV una cosa del genere per dare forza magari a altri attori, altri cantanti che magari si nascondono da anni e anche e soprattutto ai ragazzini che guardano da casa che dicono ma vedi, ma non c'è niente di male perché cioè, anche magari il mio idolo è come me, quindi perché mi devo nascondere? Perché devo aver paura? Perché devo fingere di vivere una vita che non è la mia? Insomma, così. Quindi, secondo me, è stata una cosa molto utile, oltre che super carina e super emozionante. Quindi, ragazzi e ragazzi, adesso io direi che questo Spill and Tea può terminare qua. È stato uno Spill and Tea molto, molto serio. Fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento se vedete ancora questo video cosa ne pensate di tutta questa storia e soprattutto cosa ne pensate del coming out di Gabriel Garco e se vi è piaciuto come è piaciuto a me oppure no, insomma fatemi sapere quello che volete. Mettete mi piace a questo video mi raccomando prima che sparisca da questi schermi. Per oggi è tutto, noi ci vediamo a questo punto domenica prossima con una nuova puntata di Spill the Tea with me Isma91 in cui parleremo di gossip e spero gossip spiccioli come vi ho sempre abituato. Mentre domani insieme, sempre qua su questi schermi, sempre qua sul mio canale, per iniziare insieme una nuova settimana. Non vedo l'ora. Per oggi è tutto. Ah, no, non vedo l'ora perché in realtà c'è una surprise surprise domani. Io non vi posso dire nulla, però vi dico solo. Boh, stasera guardate la televisione. Non ci sarò io, però guardate la televisione stasera. Che domani il mio video sarà una reaction, diciamo, su una cosa che succederà stasera. Quindi sono super 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 emozionated. Non dico più niente, ci vediamo domani alle 13 su questo canale, mi raccomando. Ciao!